È il momento del primo regalo di Natale e non saremo noi a spacchettarlo, anzi, saranno i nostri gatti. Eccolo qui, il primo ha già sentito il rumore. Quindi, lo spacchettiamo? Micia, guarda che è anche per te. Vabbè, se non ti interessa lo apro io. Oh, Leo, dove sei? Sei andato via? Oh, quante cose! Mamma, bellissime! Ecco, ha già preso il primo giochino. Che ne dici di questo? Ti piace? Oh, ma questo è bellissimo! Ok, Micia è ufficialmente impazzita. Guardate che faccia! Ehi, guardalo! Guardate! Eh sì, ma anche Leo. Wow, questo giochino ha uno strano effetto sui gatti. Ti piace? Ed eccola qui, finalmente! Ti sei alzata, era ora, no? Ti piace parecchio questo? E tu cosa fai, Leo? Stai lì a guardare? Guardate quante palline! Sì, non sa cosa usare prima. Bravo, bravo Leo, bravo! Ok? In piedi! Sì! Poi gira! Gira! Dai, Eric, gira la testa! Di là, dall'altro lato, su e giù, via! Oh, attenzione però! Ragazzi, dai, è impazzito! Prendilo! Oh! Ecco qua, Micia! Oh, un topolino! Oh no, povero topolino! Micia, cosa vuoi fare a quel topolino verde? Poveretto! È andato sotto il divano. Oh oh. Cos'è questo? Ciao ragazzi! Io sono E io sono Dominique. E chi siamo? Nerillo, chi siamo? Insieme! Insieme! Dimmi se ci sei. La nostra festa inizierà. Quindi cosa fai? Dai, invita chi vuoi. Attento! Ragazzi, come potete vedere, l'atmosfera natalizia è già ovunque a casa nostra, anche se siamo ancora a novembre. Ma che ci possiamo fare? Non resistiamo! Natale è così bello e dura poco! Quindi meglio cominciare subito. Direi che il regalo è strapiaciuto! Abbiamo comprato tantissimi giochini ai nostri cuccioli. E questo è solo il primo regalo di Natale. Contenti, ragazzi? Avete davvero di tutto! Un tunnel! Ehi, dove vai? Palline, topolini, c'è davvero di tutto! E questo cos'è? Era insieme ai giochi che abbiamo comprato. No, c'è scritto trovate quella cosa che riscalda quando è inverno. Ma dove salta fuori? No, non mi sembra un gioco per gatti, è strano. Ma a cosa si riferisce? Quella cosa che riscalda quando è inverno? I termosifoni? E allora che vuol dire? Ci sono tanti termosifoni, uno per ogni stanza. Ok, sono qui davanti al termosifone e non c'è niente. Forse non si riferisce al termosifone. Forse è il climatizzatore. Climatizzatore? Proviamoci! Dove vai, Eric? Non arrampicarti! Ma non c'è niente! Non c'è nulla! È anche spento! Ok, Dominique, ma perché dovremmo trovare quella cosa che dice quel bigliettino? E a proposito, chi ha messo quel bigliettino? Forse dovremmo capire proprio per scoprirlo. Ma cosa può significare? Ok, è piaciuto davvero tanto. Brava, Micia, l'hai preso. E adesso che fa? È qualcosa che dobbiamo trovare. Ah sì, ecco, hai ragione. Il camino si usa solo d'inverno. Ma c'è un bigliettino. Ce n'è un altro, come quello di prima. Guarda, Eric. Cosa dice? Complimenti? Dice... No, no, per mangiare le noci ti serve puntino, puntino, puntino. La bocca? Per mangiare le noci ti serve la bocca. Paia! Sono tipo degli indizi, degli indovinelli. È come una caccia al tesoro. Ma chi è che ci ha organizzato una caccia al tesoro in casa nostra? Oh no, ultimamente c'è qualcuno che ci ha fatto trovare davvero tante cose in casa nostra. Ed è il Grinch. Pensi che possa essere stato lui? Oh, non lo so, ma è scritto con un pennarello verde. E il Grinch è verde. Fa sempre tutto col verde. Ok, questo significa che dobbiamo scoprire di che cosa si tratta. Dobbiamo andare in fondo a questa caccia al tesoro. Ok, ci sto, stiamo a vedere
pensare cosa troveremo? Solitamente alla fine di una caccia al tesoro ci sono delle sorprese, dei regali, un tesoro. Ma non so se col Grinch funziona allo stesso modo, è sempre così strano. Beh ragazzi, voi lasciate like qui sotto a questo video se siete curiosi di scoprire che cosa vuole fare il Grinch. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E adesso continuiamo a pensare. Diceva, per mangiare le noci ti serve. È un indovinello, cosa ti serve per mangiare le noci? Lo so, te l'ho già detto, serve la bocca, anzi precisamente i denti. Dominico, qualcosa in mezzo ai denti? Intendo un bigliettino, qualcosa di simile. No, si noterebbe. Vediamo i tuoi. Fermo, non c'è niente. Ma no, aspetta, prima di poterle mangiare con la bocca, quando sono chiuse le noci serve qualcos'altro per aprirle, lo schiaccianoci. Giusto, Dominique, sei un genio, giusto. Dove vai? Aspetta. Ma dove stai andando? Trovati, ne abbiamo ben due. E adesso che succede? Non c'è niente, Eric. Io quando ho detto schiaccianoci non intendevo proprio questo. Stavo pensando piuttosto ai principi schiaccianoci, ai cavalieri. Hans! Ehi Hans, come va? Nascondi qualcosa? Qualche bigliettino? Qualcosa? Ehi campione, cosa ci nascondi? Apri la bocca, dai. No, dovresti avere un bigliettino. Hans, dai, siamo quasi a Natale, dovresti cominciare a parlare. Perché non parla? L'anno scorso parlava tutto il tempo e adesso non parla. Ehi Hans, secondo me è in ferie. Forse gli metti paura, datti una calmata. Ok, vero, lui parlava in modo strano, quindi parlo in modo strano. Salve schiaccianoci, la prego di darmi cortesemente un biglietto. Se ha un biglietto, lei ha un biglietto. Allora? Dai Hans, siamo amici. Forse si attiva verso dicembre, non lo so. Signori! Hans! Non parlo, ma ascolto. Io non ho alcun biglietto. Che piacere risentirti, ci sei mancato. Come non hai il biglietto? Vabbè, allora, ciao, ci sentiamo dopo, dai. Aspetta, ciao. Eric, ok, grazie Hans, è stato un piacere, ci sentiamo dopo. Lui forse no, ma qui ci sono altri due schiaccianoci. Ragazzi, come state? Sì, ma loro non parlano, Eric. Ah, vero. E allora controlliamo. Allora, qui c'è un cappello, si smonta. Aspetta, Eric, che c'è? C'è un foglietto. Prendiamo, scusami, io non faccio il dentista però. Forza, tiralo fuori da lì. Esce dall'altro buco. Eccolo, trovato. Altro bigliettino. Cosa dice? Leggi. È il giorno 13. Ma non è il giorno 13. E che significa? Oggi non è il giorno 13, giusto? No, non si riferisce a oggi, deve essere un indizio. Ma sembra che si stiano facendo sempre più complicati questi indizi. Che significa? Cosa succede il giorno 13? Compleanno, onomastico, anniversario? No, non succede proprio niente, Eric. Fammi controllare se ho qualche impegno nel calendario giorno 13. Vediamo. No, non ho nessun impegno. Neanche il 14, il 15 e il 16. Nulla, non devo fare nulla. Bene, vedo che sarai molto impegnato. Ma forse non è quello il calendario giusto. Forse dobbiamo controllare un altro calendario. Il calendario dell'avvento! E cosa significa? Questo qui cosa ti sembra? Ah sì, quel calendario! Già, il calendario che serve per contare i giorni fino a Natale. E il bigliettino diceva giorno 13, quindi se ho ragione io, il 13 sta qui, apriamo il cassetto. C'è un biglietto! C'è un biglietto, avevo ragione! Continua a dire che sei un genio, Dominique! Ok, ascolta. E cosa strana attaccarla alla parete? Ho un altro indizio, ma quanto dura? Cos'è strano da attaccare alla parete? La TV? Perché dovrebbe essere strano? Tantissime persone hanno la TV attaccata alla parete. Basta! No, non tirarla giù, non mi sembra strano. Un quadro? Certo, quel quadro è un po' strano. È 3D, è tutto formato da vari pezzi. Però non è così strano, è pur sempre un quadro. E poi non vedo niente. Un lampione in casa con la neve dentro è strano. Oh, che carino. Ma Eric non è attaccato alla parete. Giusto. Oh, quello sì che è strano però. Ed è stata una tua scelta, te l'ho detto, non ci sta. Ma di che cosa parli? Delle piante. Te l'ho sempre detto, ma che senso hanno delle piante attaccate al muro? La gente dal muro toglie le piante, non le mette. Se c'è dell'erba va tolta e tu la metti? Giusto Eric, giusto, hai ragione. Sono un genio, io te lo dico sempre. Sì, ok, sei un genio, bravo. Sono un genio, eh. Sì, abbiamo delle piante finte attaccate al muro lì sulla scala. Questo è un po' strano, ma forse il bigliettino sarà lì. Andiamo a vedere.
Vediamo, sono curioso. Allora, c'è qualcosa? Non lo so. Controlla per bene. C'è qualcosa? Vedi niente. Vedo soltanto tanti pezzi di foglie. Vedi. Oh, eccolo! Eccolo, trovato! Aspetta, vediamo. Che dice? Oh, non lo sto strappando. Sotto il tappeto troverete il tesoro! Finalmente ci siamo! Indovinelli finiti, non resta che guardare sotto il tappeto. Qui non c'è niente, Dominique. Controlla bene, sei sicuro? Sì, non c'è nulla. No, niente. Un tesoro si dovrebbe vedere, no? Penso di sì, ma ho come l'impressione che questo tesoro non sia molto grande se sta sotto un tappeto. Beh, allora controlla qui. Vediamo. Un biglietto. Cosa? Ho trovato il tesoro! Ma che tesoro è un biglietto? Perché non è il tesoro? Leggi qui! Scherzavo! Dove si mettono i regali di Natale? Era uno scherzo, una presa in giro! Ci ha fatto controllare sotto il tappeto e invece della sorpresa c'era un altro indovinello! Stavolta ci chiede dove si mettono i regali di Natale. La so! Questa è facilissima! Ovviamente i regali di Natale si mettono sotto l'albero e noi sopra abbiamo un albero di Natale! Andiamo a vedere! Dominique! Negativo! Non c'è nulla! Ma com'è possibile? Controlla bene, magari è piccolino. Guarda, mi infilo giù. Ok, controlla, magari è vicino al piede dell'albero. Vediamo se c'è. Sicuro che non c'è niente? Non per forza deve essere un regalo grande. Dominique, ti assicuro che non c'è niente. Ok, forse dovresti uscire da lì. Sono arrivato al piede, non c'è nulla. Beh, non è proprio vero che non c'è nulla. Adesso sotto l'albero c'è un Eric. Dominique? Sì? È bellissimo. Vedo un miscuglio di luce e pop-it. Questo è molto strano. Dove si mettono i regali? Si mettono per forza sotto l'albero di Natale, altrimenti dove li vuoi mettere? Abbiamo altri alberi di Natale in casa? No, Eric, io non ne ho fatti. Ferma! Che ferma! C'è? Che c'è? Questi sono alberi di Natale. Hai ragione, c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Nulla, sicuro? Sì, niente. Abbiamo altri alberi di Natale, solo che sono più piccoli. Sì, ma non c'è niente sotto. Dobbiamo solo cercarne un altro. Sì, deve esserci qualche altro albero di Natale. Ma dove l'abbiamo messo? Qui, Eric! C'è niente! Wow, che strano albero di Natale. Sì, lo so, ma vedi niente? No, non vedo nulla. Dominique! Mi incanta questa luce. Ok, qui c'è un altro albero di Natale. Ciao, carissimo. C'è niente? No, aspetta, fallo ballare, bellissimo. Non c'è niente. Ok, basta. Ciao. Tu hai un albero di Natale in mano? Hai qualcosa in mano? No? Ok, mi sa che ne abbiamo anche troppi alberi di Natale. Eric? Dominique? Eric? Dominique? C'è qualcosa. Vediamo. Stavolta è più cos'è? Grande. Dalla a me, voglio vederla io. È una busta. Una busta delle lettere. Vediamo, apri. Ok. Cosa ci sarà qui dentro? Un altro indovinello? O magari stavolta è davvero il tesoro? È diverso, non è come gli altri indizi. Aprilo, non resisto più. Non lo so, potrebbe esserci aprilo. Di tutto. Aprilo, qui dai. Ok, aprilo. Lo apro io. Ok, fammi vedere il contenuto. Cosa c'è? Ehi, c'è una lettera, Eric. Una lettera? Non dirmi che è un'altra presa in giro. Vediamo. Stavolta è più grande. Cosa dice? Ecco il mio regalo di Grinch Natale per voi. Buon viaggio e buon Grinch Natale. Firmato il Grinch. È questo? È un disegno. È la sua faccia. È il Grinch. Beh, almeno adesso ne siamo sicuri. È il Grinch. E se non eravamo tanto sicuri col nome, ha fatto anche il disegno, capisci? Sì, così siamo proprio sicuri. È il Grinch. Quindi è il Grinch che ha organizzato tutta questa strana caccia al tesoro, proprio come pensavamo. Sì, ok, ma da qua. Regalo. Qual è il regalo? Cos'è il regalo? Dov'è? Dov'è nascosto? Dov'è? Ehi, c'è un regalo? C'è qualcos'altro nella busta. Cosa sono? Due indizi. Eric. Che c'è? Dai, Dominique, però, dillo subito che cosa c'è, mi metti ansia. Questi qui sono? Sono? Due biglietti aerei, Eric, guarda! Biglietti aerei? Sì, e sono al nostro nome, Eric e Dominique. Sì? Ah, ecco perché buon viaggio, adesso capisco. Ci ha regalato dei biglietti, ma per dove? Eric? Sì? Non ci crederai, ma si va in America! Cosa? In America? Ma ne sei sicura? Questi biglietti dicono proprio così! Mrs. Dominique e Mr. Eric! In America! Da Palermo in America! Sono per noi due! E quindi partiamo per
Partiamo. Quando partiamo? Domani. Cosa? No, non può essere, controlla meglio. Domani che giorno è? 23 novembre 2022? 2021. Eric, è domani, è domani. Abbiamo 2 biglietti per l'America per domani. No, no, no. Domani è troppo presto, non sono pronto. Grinch, ti ringrazio ma non sono pronto. Che tempo c'è in America? Caldo o freddo? Devo prepararmi psicologicamente. Non è vicino. Ci andiamo con l'aereo. È aereo, giusto? È aereo. Dobbiamo attraversare l'oceano. I voli sono sempre così lunghi per l'America. Datti una calmata. E io ho sempre paura che cadono nell'oceano. Calmati, Eric. Anch'io sono emozionata. Non credo a quello che è appena successo. Il Grinch ci ha fatto un regalo di Natale. E direi anche molto in anticipo. Ma è un bel regalo. È un vero regalo stavolta. Ci ha regalato un viaggio. E non un viaggio qualunque. Un viaggio in America. Nel periodo natalizio. Sarà fantastico. Non andiamo in America da 2 anni. Già, vi ricordate quando siamo stati lì 2 anni fa? Anzi, è proprio lì che abbiamo incontrato il Grinch, faccia a faccia. Già, per quanto ne sappiamo sarà ancora lì. Lui si trovava così bene lì in quel posto in America. Vi ricordate? È stata un'avventura incredibile. Probabilmente è ancora così. Lui è lì in quel posto. E forse ci ha invitati per questo? Vuole che andiamo a trovarlo? Quindi oltre al volo rivedremo anche il Grinch. No! Non sono pronto, Dominic! Non sono pronto! Doveva avvisarci io! Non sono pronto! Non posso farcela! Non posso! No! Su, via, Eric, torna qui! Sarà divertentissimo, ne sono sicura! Sì, sarà divertente, sì, divertente, ne sono sicuro, certo, anch'io ne sono sicuro. Ti sei calmato? Qualunque sia il motivo del viaggio, qualunque cosa faremo arrivati in America e qualunque sia il motivo per cui ci abbia fatto questo regalo, non possiamo certo rifiutare! È un regalo fantastico! Andremo in America e poi... Immaginate come reagirebbe il Grinch se rifiutassimo! Non possiamo mica! Quindi non c'è molto da pensarci! Manca davvero pochissimo! Mancano poche ore, meno di un giorno! Domani mattina avremo il volo! Oh mamma, mi sa che stanno per succedere un sacco di cose! Sì, ci penseremo strada facendo! Adesso non rimane che fare le valigie! Avremo poco tempo per dormire stanotte! Si parte! D'insieme, d'insieme, d'insieme.